la pallacanestro Fabriano sponsorizzata Alno, 51-50. Mano calda quella di Marcello, ora Sfirigoi perde il pallone, Marcello ha difficoltà nel palleggio ma recupera la sfera e quindi Francescato da sotto sbaglia. Boni perde un pallone per opera di Livio Valentin Sig che lascia Fabio Milani, il quale trova un canestro molto pregevole e buona la prestazione anche di questa sera da parte di Fabio Milani in un crescendo nel corso di questi play-out di forma. Ora c'è un fallo che viene fischiato in attacco a Boni, al quale viene dato anche un fallo tecnico. Dunque quarto fallo, anzi esce con 5 falli Boni. Al quale sono stati dati 2 falli tecnici. E l'Alno di Fabriano ora raggiunge quota 5 falli. Il punteggio è di 52-51. E dunque è uscito per 5 falli Alessandro Boni, 1964 la classe, pivot di 2,04 m. Al suo posto è entrato Alberto Gatti. Realizza Pilutti dalla lunetta il primo tiro libero, alla disposizione un secondo tentativo Claudio Pilutti. 4 minuti giocati nella ripresa, 53-51, 2 lunghezze di margine per i mestrini, ora vengono incrementate a 3 grazie a questo tiro libero messo a segno da Claudio Pilutti che giunge a quota 14 nel suo bottino personale. Israel la realizza da sotto. E c'è fallo di Dave Lawrence. È il terzo fallo personale per Dave Lawrence, il secondo per la Pepper Lutecna nella ripresa. C'è un tiro libero supplementare per Andrade Machado in arte Israel. Potrebbe portare in parità le sorti dell'incontro. Realizza Israel quindi 54-54 fra Pepper Lutecna e Alno Fabriano. Chiama lo schema Valentin Sig, Sfiligoi, Valentin Sig, ancora Sfiligoi e Pilutti. E Lawrence da sotto subisce fallo, questa volta a commetterlo dovrebbe essere stato Marcel, anzi Israel. Fallo del numero 15, Israel. Infatti è così, è il secondo personale di Israel, mentre si avvicina ormai alla conclusione del proprio bonus la formazione fabrianese, ora giunta al sesto fallo personale nella ripresa. E troviamo in lunetta per Dave Lawrence 2 tiri liberi. A segno il primo personale di Lawrence, 55-54, giocati 4 primi e 28 secondi nella ripresa. Sbaglia il secondo personale della lunetta ma recupera rimbalzo la formazione mestrina che ha a disposizione ancora questa azione offensiva e Valentin Sig viene fermato fallosamente da Francescato. Ora esaurisce il bonus la formazione marchigiana che giunge a quota 7 falli, mentre per Francescato ci sono 2 falli personali sino a questo momento. È ripreso nel frattempo il gioco con Milani, sempre su lui Benevelli. Valentin Sig prova da 3, troppo corto, ma con un rimbalzo del tutto particolare la palla poi entra a canestro e Livio Valentin Sig realizza un canestro importantissimo per i suoi colori, giunge a quota 11 nel suo bottino. Prova Francescato, sbaglia, recupera l'imbalzo Lawrence in contropiede, Sfiligoi viene fermato fallosamente da Marcel Sfiligoi. Ora la Pepper ha un margine di 4 lunghezze,
È il quarto fallo di Marcel. Ovviamente esplode la gioia del pubblico mestrino. Torna in panchina Marcel, al suo posto Servadio, mentre Moreno Sfinigoi va ad asciugarsi il sudore prima di andare in un'età per due tiri liberi. Mancato il primo personale di Sfinigoi, ancora un tentativo per il numero 8 dei mestrini, messo a segno 59-54, massimo vantaggio nella ripresa per i mestrini di 5 lunghezze. Sbaglia Gatti, poi in tap-in va a realizzare Israel, 59-56. Giocati 5 minuti e 30 secondi nella ripresa, Livio Valentinsing chiama lo schema per i mestrini. Questi è Moreno Sfinigoi. Milani lancia un bel pallone per Lorenz, sul quale c'è un fallo. Fallo del numero 9, Benevento. Per quanto riguarda i falli personali, oltre ad avere in panchina Boni, ormai uscito per 5 falli, anche Marcel e Benevelli, che senz'altro sono due elementi importanti per quanto riguarda il tiro da fuori. Nel frattempo Lorenz, precisissimo dalla lunetta, ha realizzato 2 tiri liberi. Il punteggio ora è di 61 Pepper Lutecna Mestre, 56 Alno Fabriano. Francescato in palleggio, questi Amos Benevelli, per Gatti ancora Francescato. Francescato commette infrazione di passi, giustamente ravvisata in questa occasione, e la Pepper può andare in contropiede, ma Milani preferisce giustamente fermare il gioco e ragionarlo. Valentin Sig per Milani. Valentin Sig, ancora Sfinigoi. Milani continua la difesa a uomo da parte dei marchigiani, poi c'è un'infrazione e di passi da parte di Vivo Valentin Sig, e c'è un time out che viene richiesto da Giorgio Montano, coach della formazione marchigiana. Noi andiamo, ne approfittiamo così per vedere un attimino qual è la situazione a livello personale fra i vari giocatori. Nell'anno Fabriano, miglior marcatore è Israel con 17 punti, poi seguono Benevelli e Marcel con 13, con 4 punti troviamo Servadio, con 3 Boni ormai uscito per 5 falli, e poi con 2 punti a testa Sala, Romano e Francescato. Nella Pepper Lutecna ci sono 14 punti per Fabio Milani, altrettanti per Claudio Pilutti, poi con 10 punti a testa Moreno Sfinigoi e Dave Lorenz, con 11 troviamo Livio Valentin Sig, e con 2 Procaccini in panchina ormai da diverso tempo, gravato di 3 falli. 13 primi e 41 da giocare nella ripresa, 61 Pepper Lutecna, 56 Alno Fabriano. Chiama lo schema numero 3 per l'Alno Francescato. Trova un corridoio ma sbaglia incredibilmente in sottomano Francescato. I mestrini ne possono approfittare per un'azione in contropiede. Pilotti fa saltare 2 avversari, poi sbaglia incredibilmente l'azione da sotto canestro. Francescato nuovamente in palleggio in avanti, lascia a Servadio, sul quale però c'è un fallo, anzi si trattava di Gatti, ed è il primo fallo che viene fischiato a Fabio Milani, mentre Gianni Asti rimanda in campo Mauro Procaccini a rilevare Livio Valentin Sig, il quale ha dei problemi fisici ed è passato le culle del massaggiatore. Troviamo comunque in lunetta Alberto Gatti, che erra il suo primo tiro libero, troppo corto. Gatti è un prodotto del vivaio varesino,
è alla sua prima stagione con l'Alno di Fabriano. Ora il punteggio di 61-57, quattro lunghezze da amministrare per i Mestrini, ora in attacco con Procaccini. Giocati 7 minuti nel secondo tempo. Pilutti, Procaccini, bel pallone per Sfirigoi che da sotto riceve un altro fallo e salva Dio a commetterlo. È il decimo fallo di squadra nella ripresa per l'Arno di Fabriano. È il terzo fallo di Salvadio, mentre il giovane Pilutti viene richiamato da Gianni Asti per ricevere delle istruzioni senz'altro importanti. Ora troviamo Moreno Sfirigoi in lunetta. A segno il primo tiro libero, ancora a disposizione un secondo personale per Moreno Sfirigoi. 62-57 il punteggio, a segno anche questo tiro libero, 63-57 massimo vantaggio nel corso della gara per i Mestrini, 6 lunghezze, giocati 7 primi e 15 secondi. Amos Benevelli riceve in questo momento da Francescatto, tira e trova il canestro Amos Benevelli, inesauribile nella sua vocazione al tiro Amos Benevelli. Ecco Lorenz che da sotto viene fermato fallosamente da Gatti. Fallo del numero 13, Gatti, primo fallo. Altro cambio nel file della Pepper a Lutecna e Moreno Sfirigoi che torna in panchina. Anche egli con dei problemi fisici, ha subito un colpo ad un polpaccio. Al suo posto è entrato nel frattempo il giovane Piccoli. Il punteggio di 63-59 per i Mestrini. E ora troviamo Dave Lawrence in lunetta, due tiri liberi. Si raccomanda al pubblico di non usare gli schietti, grazie. Lawrence a segno nel primo tiro libero. Per Dave Lawrence ci sono sino a questo istante 12 punti. Anzi, sono 11 punti nel carnet del colore del Mestrino, ora diventano 12 grazie a questo tiro libero messo a segno. 65-59, sempre 6 lunghezze di margine per i Mestrini della Pepper Lutecna. Sbaglia Gatti da sotto, rimbalzo di Lorenz che fa guardia del pallone, poi lascia Procaccini. È molto importante questa vittoria dei Mestrini che così continuano a sperare in un possibile passaggio alla categoria superiore. Sbaglia Procaccini, ovviamente importante il risultato che perverrà da Cremona dove è impegnata l'Ocean di Brescia. Benevelli da tre, questa volta sbaglia, recupera la Peppere, ora in attacco Procaccini, chiama lo schema per i suoi. 65-59, giocati 8 primi e 30 secondi, ancora in palleggio Procaccini, anticipato da Israel Lawrence e Benevelli che si propone in azione offensiva, stoppato da Piccoli, ma c'è un fallo, il secondo di Fabio Milani, ed è il quarto di squadra per la Pepper Lutecna nella ripresa. Milani, secondo fallo personale, quarto fallo di squadra. Troviamo ora Amos Benevelli in lunetta. Entra il numero 8 Sala, esce il numero 13 Gatti. Mentre Gatti torna a sedere in panchina, al suo posto Sala. Realizza il primo personale Amos Benevelli, ne ha a disposizione un secondo, ora il punteggio è di 65 Pepper Lutecna, 60 Alno Fabriano. Ora 61 per la formazione marchigiana che si porta a 4 lunghezze dei Mestrini. Per Amos Benevelli ci sono 17 punti, miglior marcatore assieme a Israel per i rossi di Montano. Procaccini
per Lorenz. Procaccini prova da tre, sbaglia, grande lotta a rimbalzo, ma c'è un fallo in attacco di Piccoli. Fallo numero 14, Piccoli, secondo fallo personale, quinto fallo di squadra. È il quinto fallo di squadra per la Peppa Lutecna, che deve amministrare in 10 minuti e 58 secondi quattro lunghezze per poter portare nella propria classifica altri due punti parecchio importanti e così raggiungere la formazione marchigiana quota 8. Trova Salvadio un tiro da 3 e la formazione di Montano ora si riporta a una sola lunghezza. Momento delicato questo della partita, a metà del secondo tempo. Prova da 3 Milani, sbaglia, il pallone per ultimo è toccato da Servadio, capitano dei Fabrianesi, quindi si riprende a giocare con la Peppa Lutecna in azione offensiva e pronto per ritornare in campo. Nel frattempo Moreno Sfiligoi, Milani per Pilutti, ancora Milani che riceve da Procaccini, tenta l'incursione personale, Milani sbaglia e sfortunato in questa occasione, il pallone rimbalza più volte sull'anello. Benevelli per Israel, quindi la volta di Servadio che lascia Francescatto, il quale indica lo schema offensivo da attuarsi in questa occasione per i Fabrianesi. Ancora Francescatto e c'è un fallo che viene fischiato in azione difensiva Piccoli, è il terzo personale del Mestrino, il sesto fallo di squadra per la Peppa Lutecna nella ripresa. 65-64 e Gianni Asti deve per forza richiamare i suoi con questo time out, ovviamente per cercare di riordinare le file sia difensive che offensive della formazione mestrina, che ricordiamo ha in Milani e Pilutti i suoi migliori marcatori con 14 punti. Poi a ruota troviamo Sfiligoi e Lorenz con 12, con 11 punti troviamo Olivia Valentinsig e con 2 Mauro Procaccini. Nelle file dell'Alno Fabriano ci sono 17 punti di Benevelli, altrettanti di Israel, 13 di Marcel, 2 di Francescatto, 2 di Romano, 2 di Sala, 7 di Servadio, 3 di Boni, ormai uscito per 5 falli, ed 1 di Gatti. E ricordiamo che nelle file dei Mistrini ci sono 2 giocatori gravati di 3 falli, sono Lorenz e Procaccini, 4 falli invece nelle file dell'Alno Fabriano per Benevelli e Marcel, mentre ricordiamo Boni già uscito anzitempo al quarto della ripresa per 5 falli. Si riprende a giocare con i marchigiani in azione offensiva, potrebbero portarsi in vantaggio qualora questa azione d'attacco andasse a buon esito. La Peppa è passata a zona, è Lorenz che recupera lasciando ora a Procaccini l'incarico di dirigere l'azione d'attacco dei Mestrini. Moreno Sfiligoi che nel frattempo è ritornato in campo e poi c'è un canestro da 3 punti di Pilotti e la Pepper si riporta a 4 lunghezze di vantaggio, 68-64. Giocati 11 minuti nel corso della ripresa. Un canestro importante questo del giovane Pilotti. Ora è Servadio che prova da sotto, commettendo fallo di sfondamento. Per Salvadio il quarto fallo, anch'egli va ad aumentare la lunga lista di giocatori, portando a 19 punti il suo bottino personale. E per Sala il secondo fallo, un tiro libero supplementare per Claudio Pilutti che può incrementare ulteriormente il suo bottino portandolo a quota 20 nell'eventualità questo canestro dovesse aver buon esito. Pinutti trova il canestro, 71-64, massimo vantaggio per la Peppa Lutecna che si è nuovamente portata al largo nel punteggio rispetto ai marchigiani. Questi è Israel che sbaglia, rimbalzo dei Mestrini, Procaccini, bel pallone per Sfiligoi, da sotto trova il canestro Sfiligoi.
La Pepper ha allungato ulteriormente, si porta a più 9. Francescato prova a servadio un canestro da 3, lo trova. 73-67, da giocare 8 minuti nella ripresa, 6 lunghezze di margine per il quintetto di Gianni Asti. Lorenz in palleggio, lascia Sfiligoi, prova ancora Pilutti da 3, questa volta è troppo corto, il rimbalzo di Piccoli, cede il pallone a Procaccini. Ottima la prestazione anche del giovane Mestrino, che sotto le plance si dà un grande affare. Pepper che sta facendo trascorrere il tempo, ma deve andare assolutamente a canestro, prova e sbaglia questa volta Claudio Piccoli, che non demorde nel suo tentativo offensivo. Ora è comunque l'Alno in azione d'attacco, prova Francescato da 2, sbaglia al rimbalzo, c'è un fallo su Israel commesso da Moreno Sfiligoi. Per Sfiligoi il terzo fallo, e la Pepper raggiunge il bonus dei 7 falli, è pronto per il cambio Fabio Milani. Va a rilevare Mauro Piccoli, e bisogna dire che i Mestrini, pur privi e meno matti da ormai da parecchio tempo di due personaggi importanti quali Steven Ingelfelter e Stefano Teso, stanno giocando un buon basket e continuano, nell'eventualità dovesse andare a buon esito questa gara, ad avere la possibilità di un eventuale accesso alla serie maggiore, anche se ricordiamo dovranno terminare con 2 punti in più rispetto all'Ocean di Brescia, formazione che ha vinto ambedue le partite proprio con i Mestrini. Poi importante sarà la gara di mercoledì prossimo contro l'Annabella di Pavia, anch'essa priva di un americano, Orange, infortunatosi nel corso dei play-out. Nel frattempo Procaccini trova un bel canestro da sotto, 75-67, 6 minuti e 20 da giocare. E Marcel, poi c'è un pallone che viene recuperato da Francescato, ultimo a toccare è stato Sfiligoi, trova un varco Francescato, sbaglia, poi non riesce a trattenere in gioco la palla Sala, e la Pepper ora si può riproporre nuovamente in attacco. Pepper che ricordiamo in vantaggio di 8 lunghezze quando mancano da disputare 5 primi e 55 secondi, tentativo di press sul portatore di palla da parte dell'Alno con Francescato. Procaccini non ha difficoltà, varca la linea di metà campo, ora imposta l'azione d'attacco per i propri colori. Milani che viene anticipato da Servadio, ancora una volta Procaccini da sotto, questa volta sbaglia, lotta per recuperare il pallone recuperato da Lorenz. C'è però un fallo da parte di Sala che giunge al suo terzo personale. Si dovrebbe procedere con la palla in lunetta,
e Lorenz incaricato in questa azione 1-1 dalla lunetta, Dave Lorenz. Trova canestro Dave Lorenz, 76-67, ancora un altro personale per l'americano di Gianni Asti, 77-67, massimo margine di vantaggio per il quintetto di Gianni Asti, 10 lunghezze, da giocare ancora 5 minuti e 20 secondi. Nel frattempo è entrato Romano che sbaglia il suo tentativo, ma da sotto, ma attenzione, c'è un fallo fischiato alla difesa, anzi all'attacco della formazione fabianese. Israel che si grava così del suo terzo personale, la Anno di Fabriano è completamente caduta da un po' di tempo a questa parte, non riesce a trovare il filo del gioco, pur essendosi portata molto sotto ad un solo punto dal Pepper Lutecna. Ora troviamo in lunetta Moreno Sfiligoi, 1-1 per lui dalla lunetta, sbaglia, recupera Sala, e Romano imposta per Benevelli che prova da tre e trova un canestro importante, Amos Benevelli, 77-70. Cinque minuti ancora da giocare, Sfiligoi, Milani, Pilutti, è libero Milani, tenta il canestro ma sbaglia, il rimbalzo e dei fabrianesi in azione difensiva, poi c'è un fallo fischiato a Milani che giunge al suo terzo personale. Per due tiri liberi in lunetta troviamo la Sala. Fallo numero 4, Milani, terzo fallo. Sala che sin qui ha realizzato un magro bottino di soli due punti, ma ricordiamo anche nel corso del campionato non è che abbia realizzato grandi cifre, una media di 3,3 a partita. Lunetta Sala. Terzo punto per Sala, 71esimo per l'Anno di Fabriano, ancora un tiro libero per Sala. 4:40 da giocare. Settantasette a 72, Sala, 4 punti. Chiamate lo schema numero 3 dalla panchina mestrina, Lorenz in attacco. Moreno Sfiligoi, Milani, Lorenz, Procaccini, bel pallone per Sfiligoi, al quale però viene attribuito un fallo di sfondamento, è il quarto fallo di Moreno Sfiligoi, attenzione, a 4 minuti e 16 da giocare, 5 lunghezze dividono solamente le due formazioni, da Pepper aveva avuto anche 10 lunghezze qualche minuto or sono. Ora Romano imposta per i marchigiani. E Sala che trova il canestro. 77-74, solamente 3 lunghezze, 4 minuti al termine della gara. Pubblico mestrino che si fa sentire. È importante questa azione offensiva dei mestrini. E ora viene fischiato un fallo a Marcel e dovrebbe essere il quinto fallo. Marcel esce dal terreno a 3 minuti e 37 dalla sirena e per Marcel, ricordiamo, il bottino di questa sera è di 13 punti. Al suo posto è tornato in campo il capitano Servadio,
in un'età Claudio Pilotti 1-1. Ventunesimo punto per Claudio Pilotti, 78 Peppe alla Lotecna, ora 74 Anno Fabriano. Preciso Claudio Pilotti, glaciale nella sua esecuzione, riporta a più 5 la Peppe alla Lotecna. Amos Benevelli, Romano, invita lo schema numero 1 la squadra, il play Romano, ecco Benevelli, tenta da 3, trova un canestro, Benevelli continua a essere emicidiale nelle sue bombe, Amos Benevelli porta a meno 2 la Alno di Fabriano, 79-77, 3 minuti al termine. 1-1 in lunetta Mauro Procaccini, c'è il fallo fischiato a Romano, il suo primo personale. Procaccini ha tuttora realizzato 4 punti. Assegno a Procaccini dalla lunetta, 80-77, riporta a più 3 il margine dei Mestrini. Ora diventano 4 punti grazie all'ennesimo canestro di Procaccini, che si porta a 6 punti nel bottino personale. 81-77, 3 minuti ancora da giocare. Romano in palleggio per Francescato, anzi scusate, schiatta di Salvadio. Poi il pallone viene ceduto in attacco alla formazione fabrianese, si arrabbia il pubblico mestrino. E Benevelli che prova da 3, questa volta sbaglia. Grande lotta e poi viene pescato in fallo Romano sul rimbalzo di Spidigoi. È il secondo fallo di Romano. La Pepper preferisce giocare il pallone anziché andare alla lotteria dell'1-1. 81-77, 2 minuti e 43 da giocare. E Sfiligoi che tiene palla, la cede a Procaccini, il quale chiama lo schema per il nuovo attacco dei Veneti. Ancora Procaccini in palleggio, cerca e trova Milani, ancora Procaccini. Milani, Procaccini. Trova un corridoio Procaccini, ma trova anche il fallo. È il quarto fallo per Sala. Questa volta la Pepper va ai liberi. Ce ne sono 2 per Mauro Procaccini dalla lunetta, 81-77. Ricordiamo 2 primi e 17 ancora. Procaccini è preciso in questa occasione, 7 punti per lui. Ancora Procaccini, questa volta erra il suo tentativo dalla lunetta. Ed è Servatio che lascia a Benevelli. Attenzione a Benevelli che tira e questa volta sbaglia, il rimbalzo è di Sfiligoi. E poi in contropiede può andare la Peppe Lotecna con Milani e Pilotti. Fallo di Romano. E palla in attacco per i Mestrini. Milani chiedeva l'intenzionale in questa occasione. Non sono di questa opinione i due arbitri. 82-77, 2 minuti ancora da giocare con Pepper in attacco. Procaccini per Lorenz. Ancora Pilotti, si fa agguerrita la marcatura dei marchigiani. Sfiligoi, bisogna andare al tiro. Prova Procaccini da 3, ma sbaglia, rimbalzo di Lorenz in attacco. Bel pallone per Pilotti. La Pepper si porta a 7 lunghezze. Ora deve amministrare in 1 minuto e 30 secondi il suo vantaggio, recupera Lorenz questo rimbalzo, ma poi perde incredibilmente la palla
costruendo il gioco la Pepper. Romano sbaglia, altro rimbalzo di Lorenz e fallo fischiato, il quarto di Romano. Fallo numero 6 di Romano, terzo fallo. Mentre l'ultimo canestro, contrariamente a quanto abbiamo detto, è stato realizzato da Sfirigoi, non da Pilutti. Ce ne scusiamo, ma le fasi coincitate del gioco non ci permettono di essere precisissimi. E andiamo invece a vedere qual è la situazione dei punteggi. Ci sono 22 punti del giovane Pilutti, 14 di Lorenz, 16 di Sfirigoi, 14 di Milani, 7 di Procaccini e 11 di Livio Valentin Sig. Per quanto riguarda la Alno, che ricordiamo deve recuperare in 1 minuto e 9 secondi 7 lunghezze, e ci sembra onestamente un po' tante, ci sono 23 punti di Amos Benevelli, senz'altro il migliore da parte della formazione fabrienese, 17 punti di Israel, 10 di Servadio, 13 di Marcel uscito per falli, assieme a lui ci sono 5 falli anche per Boni con 3 punti, 1 punto per Gatti, 6 di Sala, 2 di Romano e 2 di Francescatto. Si riprende a giocare con la Pepper Lotecna in azione offensiva, e Procaccini alla caccia del pallone, Romano in raddoppio, anche Francescatto, addirittura Benevelli cerca di triplicare la marcatura, ora la Pepper deve far girare il pallone e c'è fallo fischiato a Romano, è il quarto fallo per Romano, se non andiamo errati. È il 21esimo fallo di squadra nella ripresa dell'Alno di Fabriano, mentre Procaccini continua a girare il pallone, è entrato in campo anche Livio Valentin Sig e Milani, ora gira il pallone la Pepper Lotecna e c'è fallo intenzionale fischiato ad Amos Benevelli che esce per 5 falli. A questo punto la Pepper va in lunetta con Fabio Milani, 2 tiri liberi, gioia e tripudio ovviamente fra gli spalti. La Pepper con questa vittoria riagguanta l'Alno di Fabriano. Si tratta ora di attendere il risultato da Cremona, dove è impegnata la Ocean di Brescia, formazione che precedeva i Mestrini di 2 lunghezze in classifica. Milani è preciso dalla lunetta, questa sera molto precisa la Pepper nei tiri liberi, 86 a 77, 9 lunghezze, c'è un altro fallo intenzionale fischiato a Romano. Quinto fallo di Romano. Sala torna in campo. 86 a 77 e lunetta Mauro Procaccini, 2 tiri liberi, sbaglia questa volta Procaccini, il suo personale ne ha a disposizione comunque un secondo, sbaglia anche il secondo Procaccini, ma la Pepper ha a disposizione comunque un altro pallone in attacco. Quando mancano 43 secondi al termine, il punteggio è di 86 a 77. Livio Valentin Sig in palleggio, è entrato anche Guerini, altro fallo fischiato il numero 10 dei fabrianesi. Ormai Montano si è seduto in panchina, anche egli ha capito che la partita è più che mai conclusa, 30 secondi da giocare, esce Mauro Procaccini, fa gli applausi, entra in campo il giovane Coldebella. Altro juniores del vivaio Mestrino, anche Lorenz in panchina, tra gli applausi del pubblico, questa sera non numeroso. Ma che comunque si è fatto sentire. Sfirigoi perde palla, la Pepper. Ora è Francescatto che in sottomano va a segno,
fischiato anche un fallo di sfondamento a Francescatto, il canestro è valido, 86 a 79, in un'età 1-1, terzo fallo per Francescatto. In un'età il giovane Coldebella, 1-1. Diciannove secondi ancora da giocare, Coldebella realizza il suo primo punto in Serie A. Ancora Coldebella, un tentativo dalla lunetta, 87 a 79. Due punti per Coldebella, 88 a 79, 19 secondi da giocare. Recupera Livio Valentin Sighi in contropiede, viene stoppato, ma in maniera errata da Israele, 90 a 79, sbaglia Francescatto, recupera rimbalzo Coldebella e Milani che da sotto subisce un fallo. Fischiato un tecnico, ci pare a sala. Mentre praticamente è in campo tutta la panchina, il fallo tecnico è dato a Servadio che deve uscire per 5 falli. Quattro giocatori della formazione fabrianese sono usciti per raggiunto limite di falli, anzi addirittura 5 giocatori. Ora ci sono a giocare 3 secondi e abbiamo Fabio Milani in panchina per 2 tiri liberi. Sbaglia il primo personale, 90-79, il massimo vantaggio sin qui acquisito dalla Peppe alla Lutecna proprio in finale di gara. Ancora un personale per Fabio Milani, sbaglia anche questo, tenta l'ultimo canestro l'anno di Fabriano, ma la Pepper conduce a questa vittoria importantissima, 90-79. Mercoledì partita importante a Pavia e quindi la chiusura dei play-out domenica prossima.